E questo è sempre Pop-Up Style in compagnia di un professionista, perché qua il livello si alza, ragazzi. Siamo in compagnia di Denis Trifonovs, sono dalla Lettonia. Ah, bene, siamo qua dietro casa. Qua dietro casa. È venuto a piedi col suo zainetto e ci ha portato il cocktail che ha appena preparato. Il nome di questo cocktail? Il nome è Giant's Milk. Si traduce in italiano come latte di giganti. Latte di giganti, un po' per dire che con questo drink si diventa ancora più forti, un po' più grandi, un po' più maestosi, come sono gli elefanti forse? No, praticamente l'idea è venuta guardando le serie di Trono di Spade. In un momento, hai capito? Là in un momento era questo personaggio che ha detto che da bambino beveva latte di giganti per diventare molto forte. Quindi è stata l'ispirazione, esatto, questo. Ma dici un po', quindi, dici se io lo bevo, un che po'. Succede? Si trasforma in Wonder Woman, la nostra Charlie. Ma dimmi un po', ne hai bevuto un po' prima della tua esibizione? Perché abbiamo visto un'esibizione pazzesca, veramente da campioni. Grazie, grazie, però quelli che esibiscono così non bevono prima dello stage. Ah, no, io pensavo che un po' di adrenalina fosse non anche meno che ho visto i tuoi video prima, quindi ero già preparata a quello che avrei visto oggi. Ho visto sappiamo delle cose che spaziali. Sappiamo che un po' sui social tu sei molto seguito. Perché secondo te ti seguono i tuoi follower, i tuoi fan? Bella domanda. Secondo me perché ovviamente alcuni hanno visto il mio percorso dagli inizi. Alcuni erano ispirati dalla mia storia, che io mi alleno tanto, mi gareggio e cerco sempre di diventare meglio e meglio, quindi forse per questo. Quante ore ti alleni? Bravissimo, comunque, per questo vieni seguito, e questo è il discorso, è il trucco. Quindi sei bravo, sei anche un bel ragazzo, hai tanto talento, e chi ti segue si appassiona perché? Perché c'è tanto allenamento dietro a questo esercizio fisico, perché è anche un esercizio fisico molto impegnativo. Allora, per preparare per la gara mi prendo 6 settimane, e ogni settimana alleno 4-5 volte in settimana, e per 4-6 ore circa, così. E questa performance, la performance di oggi, ti ha soddisfatto? Sei stato bravo? Ti è piaciuto quello che hai fatto qui adesso? Sì, mi è piaciuto, certo io ho fatto molta pausa adesso nelle gare per quella cosa che è successa nel tutto il mondo, sì, e quindi per riniziare le gare a me è piaciuto il mio risultato, sì, ovviamente. Sei bravissimo comunque, per te magari non è nulla, però dico, noi che ti guardiamo siamo rimasti scioccati. Devo dire che abbiamo visto tante esibizioni, ma qui sentiamo profumo proprio di talento e di vittoria. Sicuramente per cui non tremano tanto le mani, è abbastanza, no, perché lui è un veterano comunque. Ma senti un po', quindi se la Charlie dovesse bere quel cocktail che hai preparato tu, cosa accadrebbe? Diventerebbe ancora più bella, ancora più forte, ancora più dinamica? Certo. Adesso lo bevo subito allora. Assaggiamo in diretta questo cocktail. Tra l'altro lei e ha paura di te dopo il cocktail, quindi non so quale effetto potrai ricevere e quale beneficio. 3, 2, 1, okay. Wonder Charlie! Poi ne puoi fare anche un altro, allora, io. Domani lo faccio. Buonissimo! Charlie, a caldo. Buonissimo, anche a te, ragazzi. Dopo questa esibizione, a caldo a te, dopo questo assaggio, cosa ne pensi? Cosa hai sentito? È un gusto proprio fantastico, io mi spiace che tu non puoi. Io sono Stella, ahimè! Sì, non so cosa si perde comunque, poi anche come si presenta, cioè tutto un insieme, devo dire, di sapori, io questo non te lo ridò più. Allora, e voi vuoi salutare qualcuno in particolare? Chi ti segue sui social? C'è qualche gruppo magari che ti segue? Hai dei fan che magari ti seguono in tutte le tue esibizioni, in tutto il tuo percorso? Certo, grazie a tutti i ragazzi che seguite. Ovviamente io cercavo di condividere qualcosa anche sui miei social, però se seguite qui, grazie mille, grazie per supportare tutte e due le cose, no. Forse i tuoi vicini di casa quando ti alleni sentono rumore, dai, no, un po' fastidio. Grazie per il vostro supporto, ragazzi,
Ci vediamo anche domani. Allora, facciamo una cosa, rendiamo la cosa un po' più complicata, perché a noi siamo monelline e ci piace fare le cose un po' più complicate. Allora, vogliamo salutare i nostri amici di Radio Zenith, per questa è una radio, è la radio ufficiale, ricordiamo che siamo in streaming e quindi magari i nostri amici che ci stanno seguendo vogliono un piccolo saluto anche da te, che sei un campione. Ti ricordo il nome, Radio Zenith Messina. Un saluto dal nostro campione. La tua lingua ci piace ancora di più. Vi siamo svezzi, no, Radio Zenith. Bene, detto fatto, il nostro cocktail con la nostra Charlie, lei continuerà a bere. Io continuerò, tu continuerai a bello, ad allenarti, e intanto vediamo le prossime esibizioni. Ciao e grazie per essere venuto nel nostro salotto di Pop Up Style, e ancora complimenti, ciao.